Buonasera a tutti voi da Passione Politica. Questa sera abbiamo come ospite una consigliera regionale, Marta Gazzarri. Buonasera. Consigliere regionale dell'Italia dei Valori. Allora, la signora Gazzarri è livornese ed è entrata in politica nel 2002, quindi tutto sommato in tempi relativamente recenti rispetto a storie magari di vita che vedono l'impegno in politica fin dai banchi di scuola. Lei è designer, no? Sì. Ecco, perché a un certo punto, pur avendo il suo lavoro, la sua carriera politica, anche interessi piuttosto forti, ha deciso di impegnarsi in politica? Beh, diciamo, la mia vita è sempre, non sono mai stata ferma nel fare una cosa. Esempio, non ho finito l'università, facevo architettura, non ho finito l'università, poi mi sono sposata, ho avuto una figlia, poi ho ricominciato l'università. Poi ho lavorato con mio marito, poi in realtà questa passione degli studi che avevo fatto, quindi mi sono messa a disegnare borse, sono sempre stata un po' eclettica, non mi sono mai fermata. A un certo punto, vuoi per le vicissitudini politiche, insomma, dopo Tangentopoli, Sì. dopo, ho detto, beh, mia figlia era grande, quindi ho detto, c'ho del tempo a disposizione. È stato sul consiglio di un amico che io parlavo sempre di politica e mi ha detto, ma dai, ma te, perché non ti impegni? E così scrissi a Di Pietro dicendo che avevo del tempo a disposizione, mi ha dato i riferimenti sul mio territorio e così Ecco, sono perché andata. proprio l'Italia dei Valori? L'Italia dei Valori, beh, perché sento forte, soprattutto in quel momento, ma anche oggi più che mai, Certo. il senso della legalità non vista come giustizialismo. Io su questa cosa mi sono sempre battuta, no? Quando mi chiamavano di Pietrina, quando per le prime volte nel Consiglio Comunale, io sono stata in Consiglio Comunale, così, insomma, le prime in Toscana fummo Livorno e Prato. Quindi mi chiamavano giustizialista e io mi arrabbiavo molto perché volere che la legge sia uguale per tutti o sentire la necessità di un riacquisto di un'etica in politica, questo non vuol dire giustizialismo. No, Fermo restando che assolutamente. per quanto riguarda la giustizia io credo che anche ad oggi serva veramente una riforma, una seria riforma, la giustizia deve essere uguale per tutti e il volere la giustizia uguale per tutti senza eccezioni e volere la certezza della pena, io credo che sia una cosa che tutti dovrebbero volere, Sì, insomma, che sia invece una no. Ecco, cosa. perché secondo lei in questo momento non è così in No, Italia? non è così, Perché? secondo me. Beh, anche le riforme che sono state fatte negli anni precedenti erano sempre state leggi ad hoc per favorire qualcuno. Non sono d'accordo sull'impunità parlamentare, non sono d'accordo anche nell'affrontare il sistema carcerario nell'indulto. Noi siamo sempre stati contro l'indulto, contro le amnistie. Perché i problemi, anche il sovraffollamento delle carceri dipendono da una giustizia che non funziona, dalla lunghezza dei processi. Certo. La maggior parte delle persone, e sono veramente poveracci quelli che stanno nelle Sì. carceri, sono lì in attesa di giudizio e magari sono lì perché non hanno un domicilio dove poter stare. Quindi non è una giustizia uguale per tutti, è una giustizia che non funziona. No, soprattutto a volte per i reati più gravi che non hanno magari, che non sono maturati in un contesto di cronaca nera, omicidio, cose del genere, ma in altri contesti, truffe e cose del genere, ecco, lì in realtà la pena non arriva mai. Insomma, Non queste, e arriva poi mai. chi dispone dei mezzi per pagarsi avvocati, insomma. Il presidente Berlusconi ne è una conferma, ora al di là dei fatti questa è Sì. cronaca, tanti processi in corso, mandati là per anni, proprio perché se lo può permettere. Effettivamente questa non è una giustizia uguale per tutti. Allora, lei comunque ha portato avanti l'impegno, sia dal punto di vista politico, no? Vedo che già nel 2005 era segretaria provinciale per Livorno, no? Per l'IDV. Attualmente sempre membro dell'esecutivo nazionale. In contemporanea però c'è questo percorso negli enti locali, no? Prima come consigliere comunale, poi c'è stata un'elezione in provincia, però un incarico a cui ha rinunciato perché contestualmente è stata chiamata dal sindaco di Livorno, Alessandro Cosimi, a ricoprire la carica di vice sindaco. Ecco, questa esperienza da amministratore di un comune, perché insomma lì siamo sulla breccia, siamo Sì, ecco, sulle per me barricate. è stato purtroppo solo un anno, tra l'altro io avevo anche la delega all'ambiente, quindi una delega molto importante, è stata la più bella esperienza della mia vita. Un'esperienza che mi è dispiaciuto molto lasciare, perché io quando mi sono candidata alle regionali
non pensavo minimamente di essere eletta. Naturalmente mi confrontai con il sindaco, chiesi a lui consiglio, anche il permesso, insomma, facendo Certo. parte della sua giunta in un ruolo così importante, nominata da lui mi sembrava corretto. Sentire cosa ne pensava. E lui mi disse naturalmente di andare, ma io non pensavo mai che l'Italia dei Valori ne prendesse cinque consiglieri, poi con quel particolare sistema di Certo. conteggio eventualmente doveva passare Lucca. Io sono stata eletta perché Livorno ha preso un risultato strabiliante, ma io mi candidai proprio per il partito, perché essendo una persona abbastanza stimata a Livorno, essendo una figura vice sindaco, sicuramente avrei portato. E quindi quando mi trovai ad essere eletta a questa cosa, sapevo di dover abbandonare un ruolo a cui io tenevo molto, insomma il contatto con i cittadini in un ruolo così Eh è sì, ma determinante. poi È insomma nella la sua cosa che mi città è bello, eh. manca tuttora, e quando magari vado al mercato e qualcuno mi riconosce e mi saluta, è un contatto a cui tengo molto. Perché appunto nel 2010 ci sono queste elezioni regionali, Marta Cazzari viene eletta e comincia questo percorso all'interno del Consiglio regionale. Allora, parliamo un po' della regione. Che effetto fa passare da un comune dove si ha un ruolo molto, diciamo, il comune eroga servizi e quindi si deve assolutamente gestire anche situazioni molto, molto contingenti. In Consiglio regionale si fanno altre cose. Sì, io tra l'altro sono capogruppo del mio gruppo, un gruppo che prima era di 5 persone. Meno male che io, diciamo, ero già stata 5 anni consigliera comunale, quindi capogruppo di me stessa, perché ero Certo. praticamente io soltanto, però presidente di una commissione, quindi già mi ero Ma fatto le dinamiche. un'esperienza, quindi sapevo già come funzionava la parte, diciamo, delle commissioni e di come fare il capogruppo. Indubbiamente poi ho avuto appunto questa esperienza amministrativa un po' diversa, però tutti e due questi ruoli mi hanno veramente aiutato ad affrontare Affrontare la un ruolo così questione. Sì, importante. sì. E quindi all'inizio mi risono calata da amministratrice nel ruolo più prettamente politico di consigliere e capogruppo. Mi sono impegnata, naturalmente qui la regione insomma fa le leggi, quindi c'è da studiare No, molto. ma poi in un periodo come questo, insomma, credo che il Consiglio regionale abbia dovuto anche dimostrarsi in grado di affrontare tante emergenze, anche soltanto per adeguare le normative, i bilanci alle varie Esatto, finanziarie nazionali. perché poi appunto ci siamo trovati in questa legislatura ad affrontare sempre emergenze continue, quindi adeguamento a leggi quasi improvvise, con Certo. dei tagli di fondi piuttosto significativi, con tagli al sociale, in un momento di una forte crisi economica in cui, diciamo, ci sono tantissimi cassintegrati, in Secondo cui. lei qual è l'emergenza in regione, cioè per la regione Toscana? Beh, diciamo, spero che questo nuovo governo riesca a sciogliere un attimo, anche a rivedere un attimo, sempre, diciamo, portando questa problematica in Europa, intervenire sul patto di stabilità in modo che le risorse che gli enti locali, in questo caso anche la Regione, possano investire. Poi, come diceva anche il Presidente Rossi, rivedere ticket sulla sanità, trasferimenti sul Ecco, sociale, perché ma insomma. l'attuale sistema secondo lei non va bene, cioè nel senso questi fondi del patto, bloccati dal patto No, di stabilità a far da no. garanzia per Sì, fa l'Europa. da garanzia, diciamo, tutto è nato perché c'erano degli enti locali che uscivano forse un po' troppo dal patto di stabilità, con delle voragini a rischio di fallimento, Quindi a però suo come si. tempo c'era un perché a questo. C'era un perché. Indubbiamente, come tutte le cose, anche chi è bravo e chi è buono subisce le conseguenze di chi è cattivo e di chi amministra male. Questo è successo. Questo successo viene molto ripetuto anche in altri settori, tipo la sanità, cioè che la Toscana, che comunque per quanto possa migliorare assolutamente, viene definita una regione virtuosa, fa sempre le spese per coloro che magari non si comportano altrettanto Sì, bene. È una cosa che lei ha verificato? ho sempre verificato. Stranamente, in questo paese non si sa perché, non si sa per come, conviene quasi più essere disonesti che onesti. E questa cosa credo che non ci No. faccia onore, perché chi è onesto, chi si comporta bene, spesso viene penalizzato alla pari di chi è disonesto. Ecco, ma questo si tratta di ripartizione di fondi nazionali. In che senso la Toscana è penalizzata? È penalizzata perché ha dei forti tagli, cioè i tagli che ci sono stati indiscriminatamente sono stati
parcellizzati indipendentemente. Io credo che gli enti locali, quelli più virtuosi, non dovevano essere trattati nella stessa maniera, ma che anzi dovevano essere incentivati, In qualche premiati in modo. qualche modo, e questo non è successo e spero che però qualcosa possa Ecco, in cambiare. questi 3 anni di mandato c'è un provvedimento che lei è riuscita a portare, che ha contribuito a portare all'approvazione e che le ha Beh, dato più sì, io soddisfazione? personalmente mi sono adoperata per una mozione all'unanimità poi appoggiata sul diritto alla bigenitorialità, cioè di mettere sempre negli atti della nostra regione il minore al centro. Quindi questo qui ci abbiamo fatto un lavoro e quindi il minore, i diritti del minore devono prevaricare i diritti anche dei singoli genitori. Quindi che questo diventi, Perché non diciamo, è scontata questa no, non è cosa. molto scontata. Tutto è nato dal fatto che si sono rivolti a me, genitori uomini che erano fortemente penalizzati spesso nelle Separati, separazioni. Questo non è stato sempre ben accettato dalla parte sì. femminile, No. no, da tante donne. Io invece credo che la parità veramente verrà raggiunta quando il presidente delle pari opportunità sarà un uomo. Sì. Perché io vedo le pari opportunità, veramente pari opportunità, ma non riferite soltanto e solamente alla donna. Una fase che va superata, le pari opportunità devono essere le pari opportunità verso chi è più debole, indipendentemente che sia uomo o donna. Che sia uomo o Ma donna, certo. in tutto questo, diciamo, il minore comunque deve essere, per quanto riguarda la coppia, per quanto riguarda qualsiasi provvedimento, deve essere lui al centro dei diritti, indipendentemente da. Mi ha detto un altro, due Eh provvedimenti, sì, e l'altro qual poi era? abbiamo presentato una proposta di legge per quanto riguarda gli acquisti verdi, soprattutto nella pubblica amministrazione. Cioè Acquisto verde, che cosa sulla si storia dei intende? rifiuti, esempio, sulla storia dei rifiuti c'è un dibattito quasi prioritario, anche in un momento in cui magari le priorità sono altre, appunto il lavoro, le classi deboli. E invece tutti parlano dei rifiuti, io invece sono fermamente convinta, noi insomma come gruppo, siamo fermamente convinti che un punto, un anello fondamentale nella gestione, dei rifiuti sia il riciclo. Quindi l'incentivazione del riciclo, quindi raccolta differenziata, Ma anche la riciclo, fase successiva, sì, cioè. per arrivare al famoso, traguardo rifiuti zero, la fase del riciclo è fondamentale. E quindi però va incentivato e già c'era una legge che nella statale, che nella pubblica amministrazione, dovesse essere fatti gli acquisti verdi in ogni bando. In realtà non si è fatto molto. Noi abbiamo ribadito con questa proposta di legge che venga, diciamo, rimonitorata la questione, che sia più incisivo e possibilmente anche incentivato gli acquisti verdi nella pubblica amministrazione per attivare Certo, questo il anche per mercato. dargli il buon esempio e poi comunque Certo, perché dare un via al mercato. La brevissima interruzione per la pubblicità e poi torniamo a parlare con Marta Gazzarri.